Un tavolo tecnico si è svolto questa mattina nel cantiere di Wonderland, la casa situata in via Filippo Paladino che accoglierà bambini affetti da gravi malattie e le loro famiglie. Wonderland è frutto di un concorso internazionale di architettura, ha una struttura all'avanguardia, un parco urbano di oltre 17.000 metri quadri e laboratori di eccellenza, sorge su un terreno concesso dall'amministrazione comunale. Qui c'è un esempio di straordinaria collaborazione tra privato sociale che ha operato in modo assolutamente, credo, unico nel nostro contesto. Questa Onlus Lad che ha realizzato sin qui una struttura di eccellenza e l'amministrazione comunale che ha accompagnato questo sforzo mettendo a disposizione il terreno e aiutandolo in mille altri modi. Ora si tratta di completare questo progetto utilizzando anche i fondi comunitari per realizzare qui a Catania una struttura d'eccellenza per i ragazzi che soffrono di malattie oncologiche e per le loro famiglie, con una struttura d'avanguardia resa possibile oggi dalla intelligenza di chi ha voluto questo progetto e dalla generosità di chi sin qui ha collaborato. Noi siamo vicini a loro per superare anche questo momento e guardare al completamento dell'opera che spero possa essere realizzata il prima possibile. È una bella combinazione di pubblico e privato. Noi dal mondo privato abbiamo ottenuto tantissimi aiuti economici e il pubblico anche ha collaborato, ovviamente perché siamo su un terreno che è del comune di Catania, quindi adesso abbiamo voluto cercare una soluzione che potesse esaltare sempre questa bellissima collaborazione che si è creata e quindi trovare delle soluzioni affinché il cantiere possa andare avanti, non fermarsi, perché il nostro desiderio è questo di poterlo aprire al più presto alla città e a chi più ne ha di bisogno e alcune aree sono state esplorate, dobbiamo proprio definire alcuni dettagli, quindi credo che sia stato molto importante aver potuto lavorare, parlare tutti insieme attorno a questo tavolo tecnico.